Buongiorno, finalmente la mia voce sta tornando normale. Sono troppo contenta perché dopo tipo 2 settimane con una voce terrificante e una fatica assurda a respirare, oggi per la prima volta riesco a respirare decentemente. Perciò, se riesco, vi porto con me nella giornata di oggi. Ricominciano ufficialmente le lezioni. Ricomincio ovviamente con una lezione alla volta, perciò oggi avrò una lezione. Vediamo cosa riuscirò a fare. Appunto, cerco di portarvi con me. Questo vlog sarà abbastanza breve, però secondo me è carino fare un ritorno alla normalità. Sono appena arrivata in scuderia, sono le 3:30, direi che ci sbrighiamo a portare fuori i cavalli. Poi, raga, non odiatemi, ma quanto è bello il fatto che ci siano 23 gradi il 3 luglio. Cioè, per me è la vita. Io letteralmente odio il caldo, perciò per me questi 23 gradi sono la manna dal cielo. Allora, la Virgi sta pareggiando Buggy, ma ci vestiamo sempre uguali, guardate, abbiamo lo stesso outfit. Ora farò la disturbatrice di cavalli in pareggio. Andiamo fuori, va. Allora, cambio cuffia e l'altra l'ho messa a lavare. Infatti, come vi dicevo, io ne ho due, ho questa e quella nera. Aspetta che vi faccio vedere che l'ho messa appena di qua. Cioè, si riduce così, io poi la metto a lavare. Perché poi quando è sporca così rischia di spaccarsi, capito? Perciò io ogni tot le cambio. Quindi oggi passiamo all'azzurro. Ovviamente fly stop come se piovesse, visto che comunque non c'è il sole, ma è pieno di zanzare. Allora, Puffins è fuori. Ora metto fuori anche i pony. Cavolo, avrei voluto fare almeno una mezz'ora di meditazione prima della lezione, ma ho detto boh, così oggi mi prendo questo momento, ma sono arrivata troppo tardi. Pony! Mascherine, che adesso direi che è giunta l'ora, anche se fate fatica a tenervela su. Aspetta. Fate vedere che bellini che siete. Sembrate due mosche. Comunque queste maschere della Waldhausen sono bellissime, cioè di una qualità altissima. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai, vai alla rincorsa, oh! Questo galoppa! Beh, niente meditazione, quindi caffè. Eccoci che prepariamo Elvis. Battimi un 5. Grazie. Elvis, battimi un 5. 5 con la bocca. Mi ha dato il 5. Ecco. Sciuc. Io sto ancora vedendo quella serie. E come sta andando? Anche per lui fly stop. Come se piovesse. Anche lui. Fly stop! Chi è? È il nome di questo prodotto qua. Boom! Boom! Tu sei la mezza? Fida. Di? Elvis. Quindi qua scriviamo Vicky? Sì. Dopo te ne do tanti. Ti piace scritta così? Sì. Qua ce ne sono degli altri, li apriamo. Adesso li apriamo tutti. Allora. Fuori tutti, eh? Ce ne hanno due.
apriamo il sacchetto così li svuotiamo. Poi però glielo devi dare, guarda che è la che chiede. Vai a darglielo. Tieni un biscotto di scolo. Allora, vai, apri e svuota. Questo tubo glielo lasciamo così? Yeah. È l'outfit? Sì. L'outfit è sempre di moda. Voglio fare ancora troppo! Ancora troppo? Ma poverino! È stanco! No. A chi li vuoi dare quei soffioni? Ma, non, ma stai prendendo tutti i fiori? Tieni, Elvis, mangia. Ah. Sì, beh, magari non tutta la pianta. Poi glielo dobbiamo dare almeno noi, a tutte e due. Ho fatto una chiappa zanzalite. Ma spiega cosa abbiamo fatto. Un chiodo così almeno non si può spostare. Tac. Allora, ovviamente il fatto di aver montato in collare non funziona. Vabbè, aspetta che vale 10 punti, quindi una medaglia. Allora, la lezione è andata benissimo, ma proprio benissimo, e con Puffins invece ho meditato per un pochino e oggi non avevo tanto voglia di muoverlo, perciò ci siamo goduti questa sessione. Tu sei piena di croste anche sotto il collo. Ma che cavolo c'hai qua? La Roro è piena di croste. Ti credo che ti prude. Adesso li riporto in casetta e la mia giornata di oggi è finita. Buonanotte. Buonanotte. Con quel tuppo. Mi sono dimenticata di togliertelo. Vieni qua. Vieni un attimo.
Dai che ti tolgo il tuppo qua. Ok, fatto. Buonanotte. Con una mega carota. Ciao. Spazzolata prima di andare a dormire. Un po' di decenza. Vuoi andare? Ma...